andiamo a preparare quello che sarà il riso di base per le nostre ricette. Quindi prendiamo del riso comune, qualsiasi riso va bene, pertanto questo procedimento vale per tutti i tipi di riso. Ricordatevi di utilizzare 1 litro d'acqua per ogni 100 g di riso, quindi sale, cipolla, olio extravergine e delle spezie. Cominciamo a lavare il riso e finché vediamo che l'acqua si presenta in colore opaco, continuiamo finché non intravediamo un colore cristallino di acqua. A questo punto aggiungiamo l'acqua nella pentola, sempre 1 litro d'acqua per ogni 100 g di riso, il sale, aspettiamo che poi l'acqua vada in ebollizione per aggiungere il riso che abbiamo già lavato. Nel frattempo cominciamo a preparare quello che sarà il condimento principale, quindi olio, cipolla che abbiamo già tritato in precedenza, un po' di sale. E ovviamente le spezie. Facciamo appassire la cipolla. A questo punto, nel momento in cui il riso si sarà cotto, aggiungiamo del burro alla cipolla. Poi prendiamo il riso scolandolo dall'acqua. Giriamo finché il riso non si amalgama all'olio e alla cipolla. A questo punto il riso sarà pronto per essere consumato così, oppure possiamo aggiungere ad esempio dei piselli già cotti ovviamente, oppure mais o tonno o qualsiasi altra cosa che a noi possa, che la nostra fantasia ci possa suggerire. Vi auguro a voi un buon appetito e vi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like.